Buongiorno. Ragazzi, in tutto ciò mi sono dimenticato. La monnezza, sono 20 minuti che camminiamo. Io con la monnezza non la butto. Comunque, ragazzi, è prestissimo. Sono le 7:20 del mattino e noi stiamo andando in stazione. Dopo vi diciamo dove andremo. Ciao! Eccoci qua, siamo arrivati a Termini. C'è già il panico qua. Quello è l'orario, 7:05, e ancora non vi diciamo dove andiamo. Ragazzi, siamo sul treno. Dai, che faccio? Cioè, abbiamo un sonno che stiamo morendo. Gloria, tu sai. Ci vediamo dopo. Una parvenza umana. Madonna, io è meglio che non mi inquadro. Comunque siamo quasi arrivati. Siamo arrivati. Siamo a Napoli. Allora, siamo in giro per Napoli e ci è venuta una fame di quelle proprio paurose. Sono le 10 del mattino e ci stiamo mangiando un panino napoletano. Madonna, che fame, raga. Comunque, cioè, Napoli è stupenda, bellissima. Dentro Spacca Napoli, è bellissimo, c'è un sacco di gente, però bellissimo. Meno male il tempo, perché per il momento non sta piovendo, anche se portava tutta la giornata il diluvio universale. La nostra pressione sta a 3. Ci abbiamo un sonno, però abbiamo dormito 3 ore. Sì. Facce di siamo in fila. E mi odia perché siamo in fila per andare a vedere la Napoli sotterranea. E Massimo mi sta odiando perché è quasi un'ora che siamo qui. Stiamo per entrare. Ragazzi, si scende. Dopo a salire voglio ridere. Quanti metri? 40. È bellissimo. Amo. Ragazzi, è strettissimo. Oh. Non ce l'ho fatta. Però è opzionale fare. Ehi, amò, facci vedere la candela.
vabbè, quando fai le cose. Ci hanno dato la candela perché sembra una zia o un parente. Stiamo andando in un punto strettissimo. Perché è largo 50 cm. Ma guarda adesso, mo a destra. Mi quasi non inserirà mai. Dai, 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 dai. Vedo un cazzo. Dai, che classe. Mi luce, non si vede niente. No, vabbè, mi sono incastrata. Dai, da domani hai dieta. Che cazzo è? Non ti vedo, ma se mi metti la candela. Sì, ragazzi, allora è strettissimo. A me mi sta venendo l'ansia. E c'è una signora che continua a fare domande. Vai, 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 vai. Beh, qua si vede che sta un po' di luce. Questa candela è inutile, che non si vede niente. Mettitela sotto la faccia. Gradino. Qua ci sta un po' di luce. Ah, c'è un gradino. C'è un gradino. Gradino! Ci sarà un gradino! Madonna, che bello! Guarda, mo che esci da qua! Amo? Sai? Ci sto! Madonna, che bello! È stupendo! Oddio, mi stavo a cappottare! Ma è stupendo, non so se si vede nel video. Raga, se vi capita di venire a Napoli, dovete assolutamente venire a vedere Napoli sotterranea. Bellissima, cioè merita proprio, proprio stupenda. Finalmente. Ho fame. Sì. Stiamo aspettando la pizza, sono le 3:15, abbiamo la fame. È arrivata! Fame! C'è qualcuno che già mangia. Fame, dai. Eccoci! Adesso fa freddo. Sì, ragazzi. Siamo a Toledo, stazione di Toledo. E non ho capito. Sta piena di gente, tutti a fare i regali. Tutti a fare i regalini di Natale. Noi abbiamo mangiato una pizza buonissima e adesso siamo un po' KO, però ce la faremo. Tra poco. No, ragazzi, io sono sconvolta. Stavamo camminando e abbiamo visto Casino in un negozio. Ci siamo fermati e praticamente abbiamo capito che stava arrivando Malgioglio. Abbiamo aspettato che arrivasse Malgioglio, cioè il panico, la gente non sta bene, cioè ci hanno travolto. Boh, con tutto il rispetto, però manco fosse Madonna. Comunque. Ah, e in più, cioè hanno fatto aspettare tutta la gente fuori e nel momento in cui lui è arrivato, perché doveva entrare in questo negozio di occhiali, nel momento in cui è arrivato Malgioglio, l'hanno chiuso nel negozio, hanno chiuso la serranda del negozio, quindi tutta la gente che era fuori a guardare, ad aspettare, è rimasta fregata. Ma ti ricordi laggiù? Dove? No, si vede tutta la Napoli. Notte ci siamo guardati. Allora, noi siamo di nuovo nel treno, stiamo tornando a Casina. Questa giornata purtroppo è finita, però ci siamo divertiti tanto. Siamo finiti pure noi. Siamo stanchi. Abbiamo mangiato una cosina al volo e siamo corsi in stazione. Adesso ci facciamo queste 2 orette e poi andiamo a casa. Ragazzi, noi siamo a casa, siamo tornati. Siamo un po' stravolti, però è stata una giornata bellissima, ci siamo divertiti tanto, siamo stati bene bene.
Adesso noi vi diamo la buonanotte Buonanotte a e tutti. ce ne andiamo a dormire. Ciao, ci vediamo al prossimo video. Ciao.